Soleil contro Gianmarie Antinolfi. In questi primi 40 giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello VIP 6 il rapporto tra Soleil Sorge e Gianmarie Antinolfi ha avuto dei continui alti e bassi. L'ex volto di Uomini e Donne in questi giorni è particolarmente insofferente nei confronti dell'imprenditore napoletano e venerdì sera ha pronunciato una frase davvero infelice. Infatti, immediatamente dopo la puntata su Canale 5 l'influencer riferendosi al suo ex ha detto che è come uno scarafaggio. Inoltre la ragazza ha aggiunto dei particolari che hanno scatenato una polemica sui vari social network. La frase di Soleil Sorge scatena la bufera sul web. Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, che gli butti l'acido e non muoiono, si rinforzano. Ovviamente sto scherzando, ha affermato Soleil Sorge al Grande Fratello VIP 6 riferendosi al suo ex Gianmarie Antinolfi. Davide Silvestri che era presente ha immediatamente rimproverato la sua compagna d'avventura, dicendole, però non esagerare. A quel punto su Twitter i telespettatori del GF VIP 6 si sono divisi in due fazioni ben distinte. Da una parte c'è chi chiede la squalifica o dei provvedimenti seri per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dall'altra chi la giustifica parlando di metafora. Soleil ha detto Gianmarie è come gli scarafaggi che, anche se gli butti l'acido, non muoiono mai. Non so per voi ma per me una cosa del genere è da squalifica. Ha urtato parecchio la mia sensibilità e mi hanno fatto molta ma molta impressione queste parole. Cancelletto GF VIP, Anna Chiocciola Anna 172829, ottobre 30, 2021. Lo staff di Gianmarie chiede provvedimenti contro Soleil Sorge. Dopo questo fattaccio avvenuto nella casa del Grande Fratello VIP 6. Tutti coloro che seguono Gianmarie Antinolfi hanno espressamente chiesto che venga preso un provvedimento per la frase pronunciata da Soleil Sorge. Il gioco non può essere sporcato da queste parole. Dispiace per Gianma. Speriamo che Grande Fratello vi prenda provvedimenti a prescindere da tutto e tutti. Davide si è subito accorto di quanto accaduto e ha detto di non esagerare, si legge su social.